Prendo atto che il ricorso da me presentato al TAR Lazio contro la revoca da parte della Commissione centrale delle speciali misure di protezione adottate nei miei confronti e della mia famiglia è stato rigettato. Alza le mani oggi in segno di resa Ignazio Cutrò, presidente dell'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia, a cui oggi viene negata la proroga delle misure di protezione utilizzate in questi casi. Cutrò, dopo tutte le battaglie affrontate, come l'ultima vinta che ha portato all'approvazione della legge sui testimoni di giustizia, al nostro telegiornale afferma di sentirsi ancora una volta tradito dallo Stato. Consiglio di Stato effettivamente si è aggrappato su una parola, ha detto che effettivamente era la fuoriuscita dal programma delle misure speciali e non dalla tutela. Vabbè, tutto questo, diciamo, a me oggi questo mi rende ancora più sereno perché io sono sempre più fortemente convinto che anche la tirata d'orecchio mi dicono che io ho fatto le proteste, quindi sono sceso in piazza a protestare. Questo mi fanno capire che effettivamente le cose sono come l'ho pensato io, che effettivamente la situazione del sistema di giustizia in Italia faceva acqua da tutte le parti e i testimoni purtroppo erano stati abbandonati a loro stessa, al loro destino. Io non me ne andrò, comunque vadano le cose. Resteremo io e la mia famiglia a Bivona, non me ne andrò né da vivo né da morto nella mia terra, perché come cittadino italiano sono fortemente convinto che sono fiero di essere siciliano e ho difeso la mia terra. Cutrò, lei ha dichiarato che forse una passeggiata per Bivona aiuterebbe la Commissione centrale a schiarirsi meglio le idee. Lei sente ancora forte il rancore di certe persone nei suoi confronti? Ma guardi, io credo che io e mia famiglia siamo in pericolo, ma non faccio io le valutazioni. Da oggi le farà Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento. Quindi non mi sento di entrare in merito di nessuno, però noi la situazione a Bivona è questa. Noi abbiamo passato le feste di Natale, credo vengono per essere dei momenti felici e noi l'abbiamo passato sicuramente in felicità, ma soltanto io e la mia famiglia. Io ho ricevuto soltanto una telefonata da parte del sindaco, ma nessun cittadino come al solito ci ha invitati o è venuto a farci dei auguri. Ho ricevuto per via lettera gli auguri del comune di Camaiati e del comune di Sciacca. Fino a questa mattina ho l'ascolto, ma finché, anche se è un po' contraddittoria, che loro dicono che non rischio, questa mattina non sono l'ascolto, comunque dico ringrazio sempre per quello che fanno e al momento che toglieranno tutto, vi giuro che io neanche farò un comunicato stampa. Farò la mia vita e se domani succederà come è successo a Domenico Novello, perché l'errore che si fa è che la mafia non dimentica, se mi uccideranno, io la cosa che chiederò solo pubblicamente è che nessuno di quelle persone che mi ha condannato a morte verrà a piangere sulla mia bara. E riguardo la revoca delle misure di protezione a Cutrò, interviene oggi la CGIL di Agrigento. Con una nota che porta la firma di Massimo Raso, il sindacato esprime vicinanza al testimone di giustizia ed alla sua famiglia. Non comprendiamo questa notizia, dichiara Raso, che sicuramente lancia un segnale negativo alla società.